devo uscire io. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto Alessandro, benvenuto Buonasera, benvenuto, Patrizio. ben trovate. Siamo live, Finalmente. finalmente, davvero Alessandro, eri attesissimo, attesissimo su Thriller Nord perché come dicevamo appunto dietro le quinte anche con Fiorella Carta che ci fa la regia e che ringraziamo tantissimo. Sei un autore che Thriller Nord ama molto, un autore che si fa la corsa a leggerlo, è una persona che davvero fa con la quale fa sempre piacere conversare e approfondire un sacco di temi che ora andremo a sviscerare in merito al tuo più recente romanzo che è Il Liceo. Però faccio un piccolo piccolo passo indietro per quei pochi che non sanno da dove sei partito, perché tu Ale parti come umorista, sei docente di scrittura creativa e sei stato anche ospite al Maurizio Costanzo Show. Ci delizi ogni mattina con i tuoi post carichi di ironia sagace e intelligente che, appunto, come si diceva prima, aspettiamo per far partire la giornata con lo sprint giusto. E sei, non lo trascuriamo, autore di vari romanzi di vario genere. Cito gli ultimi tre usciti per Elliot Edizioni, che sono Le Siamesi, se non sbaglio, La Dottrina del Male, e arriviamo al Il Liceo. Prima di passare la palla a Patrizia Argenziano, che so che ti ha letto divorato con grande gusto e ha una marea di domande e ne ho anch'io da farti. Volevo ricordare un momento, un'intervista che tu hai fatto, nella quale una nostra collaboratrice, Loredana Gasparri, recensendo appunto La Dottrina del Male, in chiusura ha detto: "Non fidatevi del bellissimo sorriso di questo autore, perché sotto sotto è noir, noir parecchio noir." Allora, io credo che con il liceo tu abbia dato veramente una sferzata proprio forte al noir, ma era una strada che già stavi percorrendo. E quindi ci addentriamo con te in questo bellissimo viaggio. Ti ringrazio ancora per essere qui e passo la palla a Patrizia e andiamo al liceo. Ma grazie a te. Io sono un esserino sensibile, quindi ho fatto fatica a non piangere mentre dicevi tutte queste cose meravigliose, ma ho cercato di non farlo per non fare colare il mascara, che poi è una roba orrenda nelle dirette. Però davvero grazie. Tra l'altro, tutte stima e affetto completamente ricambiato. Quindi, no, grazie davvero. Grazie. Beh, mi hai dato fiducia in tempi quando ancora tutta la macchina sembrava doversi mettere in moto, quindi davvero felicissimo di essere qua stasera. Non lo dico per piaggeria, ce lo siamo già detti anche nel fuori onda, quindi perdonami Patrizia se ti ho rubato 3 secondi, ma mi sentivo davvero, dopo questa premessa, di ringraziarvi tantissimo. Vi voglio bene. Che non. Allora, pronta per l'interrogazione a questo Eccoci. punto? E adesso comincio, aperto. Allora, all'inizio tutta questa bella introduzione, adesso cominciano le domande a cui non saprò dare risposta. Benissimo, sono pronto, dai. Challenge accepted, come dicono gli inglesi. Interrogazione perché per un titolo così importante e così impegnativo, permettimi, posso solo interrogarti, giusto? Sono Allora, prontissimo, ripeto, spero soltanto di essere all'altezza della situazione, però mi sono allenato molto per questo incontro, quindi so che posso farcela, cercherò di non deludervi. sono sicura che ce la farai. Allora, Sabrina ha detto molto, molto, molto noir. Sono d'accordo. Però sicuramente c'è un pizzico di giallo. La seconda di copertina lo dice chiaramente, no? C'è un giallo, c'è un tra virgolette mistero da risolvere, chiamiamolo così, se vuoi, poi ti puoi appigliare un pochino alla trama, se ce lo vuoi dire. E c'è anche, secondo me, qualcosa di distopico. Se me lo permetti, eh? Non voglio proprio, non voglio rubarti la scena, non voglio, però io ho notato qualcosa in questo romanzo che è di questa realtà, ma potrebbe essere di una realtà futura. Cosa
cosa mi dici? E magari, cioè, io vedo un mix di generi, perché sai, noi dobbiamo comunque incanalare per forza in un genere preciso per fare contento l'editore, se vogliamo. Però qui vedo un mix un po' particolare. Cosa ne pensi? Ma guarda, sei stata perfetta. Io non so se hai visto, ma ho sempre fatto sì con la testa, no? Che non è un disturbo nervoso, è proprio che ero assolutamente d'accordo con quello che stavi dicendo e su ogni cosa che hai detto, no? Perché per certi versi intanto è il mio giallo più tradizionale, no? Perché comunque hai detto tu bene, c'è comunque un mistero da risolvere, quindi è quello che gli inglesi lo chiamano whodunit, no? Chi ha fatto cosa, no? Quindi proprio il giallo dove devi trovare il colpevole. E per me era un percorso un pochino nuovo, perché mi ero sempre mosso invece su un tipo di noir diverso, no? Magari più legato al giallo sociale, il noir sociale, comunque il noir con elementi fortemente psicologici. Mi interessava meno, ecco, il caso da risolvere, anche se poi in questa trilogia che ha citato prima Sabrina c'è sempre stato comunque un qualcosa da scoprire, quindi un qualcosa da venire a capo, però qua c'è proprio il meccanismo del giallo tradizionale. Mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia letto anche una cosa distopica, che è un percorso un po' iniziato già con le siamesi, portato secondo me all'ennesima potenza con La dottrina del male, che era davvero un giallo fortemente, un noir fortemente distopico, perché c'era tutta una realtà diciamo futuribile, no? Quindi un qualcosa che potrebbe essere ipoteticamente, io pensavo collocato fra 5 anni tipo, però già con degli elementi ravvisabili anche in quella che è la realtà contemporanea. E la stessa cosa si trova nel liceo, perché comunque nel liceo, che è, come si evince dal titolo, ha chiaramente un'ambientazione scolastica, dove c'è una tipologia di scuola privata che forse ancora non si è ancora affermata in modo forte, ma che già si incomincia a intravedere, che non è la concezione della scuola privata che abbiamo avuto fino a pochi anni fa, no? Una sorta di diplomificio per chi non ce la fa nella scuola pubblica e poi si va a collocare in scuole dove ci sono delle sorte di recupero anni o quant'altro. Questa è proprio una scuola di eccellenza, quindi una scuola super elitaria, una scuola che va a lo dice la seconda di copertina che tu hai citato, andrà a formare tutto quello che è il gota, l'intelligenza degli anni a venire, quindi in campo politico, amministrativo, economico, e dove a un certo punto arriva appunto questo giovane professore che entra nella vita professionale e inizia la sua carriera professionale dalla porta principale, quindi arrivando in quello che lui pensa sarà il migliore dei mondi possibili, cosa che chiaramente non sarà. Quindi è qua l'elemento distopico che tu hai detto si comincia a intravedere molto forte, perché dietro questa scuola all'apparenza perfetta in realtà cova un disagio fortissimo, perché c'è una presidenza molto ambigua, c'è una classe docente a rivista, c'è un disagio adolescenziale molto forte tra questi adolescenti chiamati comunque anche a competere tra di loro e soprattutto a mantenere e garantire di essere all'altezza delle aspettative che una scuola di questo tipo comporta, e all'interno di questo mondo all'apparenza perfetto in realtà, appunto, come dicevo prima, cova un male che poi si esplicita in quello che, e qua mi fermo perché comunque sto dicendo semplicemente quello che si trova in seconda di copertina, un suicidio sospetto che chiaramente, essendo un noir, suicidio non sarà. È stata la pandemia. Ecco, volevo solo inserirmi in un, perdonami Patrizia, mi attacco ad una cosa che ha detto Alessandro, no? Hai detto il professore entra dalla porta principale in questo momento in un ambiente che sembra dorato, un liceo veramente super che formerà una classe, voglio dire, importantissima. E non sei nuovo a voler far partire i tuoi personaggi. Se non ricordo male, ma penso di ricordare bene perché mi sono rimaste molto impresse le tue opere, da una condizione privilegiata. Sembra che sia tutto così, diciamo, bello, tranquillo, dorato. Sembra quasi di entrare nei tuoi romanzi partendo dalla fine, no? Se vogliamo avere un'ottica, diciamo, di lieto fine, tu parti dal lieto fine e poi lo vai via via a scardinare in modi assolutamente sorprendenti e ogni volta originali, pur, voglio dire, mantenendo la tua identità forte. Volevo fare solo questa annotazione perché quello che tu hai detto mi ha, mi
ha stimolato questo pensiero. Beh, ma Sabrina, ma non è meraviglioso rovinare la vita ai nostri protagonisti? Guarda, allora tu, allora, come adesso è il docente di scrittura creativa che sta parlando, no? E come costruisci una storia, non necessariamente una storia nera, tu prendi una situazione, un protagonista e crei a questo protagonista una serie di contrattempi. Cioè, se non crei contrattempi al protagonista, il lettore non si diverte. Allora, è chiaro che se la situazione di partenza è una situazione di super privilegio, come sta succedendo da un po' di romanzi a questa parte, perché comunque anche i protagonisti dei due precedenti, sia delle Siamesi che della Dottrina del Male, partivano da una condizione di esistenziale di eccellenza, quindi dove esatto. Tutto era davvero, tu hai usato la parola dorata e secondo me è gabbie dorate per certi versi, no? Quindi situazioni dove sembra quasi che non ci serve più niente da chiedere alla vita, e invece poi da questa situazione di privilegio tutto si disgrega. Ecco, quindi la disgregazione della situazione di privilegio è un po' adesso un leitmotiv effettivamente ricorrente nelle cose che scrivo e che a me onestamente diverte parecchio, perché poi è anche un modo per, prima dicevo, io amo moltissimo sia il noir psicologico che il noir sociale, e sono due modalità di raccontare delle storie gialle, delle storie nere, che facendole fare crossover con quello che è il giallo tradizionale a me crea molto divertimento, quindi diventa anche poi un modo per effettivamente raccontare queste situazioni che uso per la terza volta la parola all'apparenza sono perfette, ma dove poi invece in realtà ci vuole niente per farle disgregare. Senti, questi romanzi, questi noir, comunque, come dici tu, all'apparenza, queste situazioni perfette e noir comunque all'apparenza anche abbastanza pesantucci, complicati, perché parli comunque di situazioni non indifferenti, di realtà non semplici, riesci comunque ad alleggerirli, introducendo degli elementi che sono delle vere e proprie chicche, che riescono a creare un rapporto particolare con il lettore. E cosa sono? Sono la musica, il cinema, sono tutte quelle cose che riescono proprio a far entrare il lettore in sintonia con i personaggi. Io ad esempio mi sono, siccome non sono più giovanissima, diciamo, mi sono trovata subito, come dire, compagna di Padovani, insomma, ho vissuto con lui, diciamo, l'avventura. Ti faccio i miei complimenti per questa cosa, perché sei riuscito a sdrammatizzare una situazione, tra virgolette, permettimi, pesante, e a creare una narrazione piacevole, incalzante, e a creare quel rapporto non solo autore-lettore, ma anche un rapporto particolare tra tutti i personaggi, in questo caso tra insegnante-insegnante, ma insegnante e i suoi alunni. Penso che tutte queste cose siano un po' volute. Guarda, questo è il secondo momento commozione di questa presentazione, perché io credo che, allora, vuoi fare felice uno scrittore? Di' allo scrittore che sei riuscito a entrare nel personaggio e immedesimarti anche magari in personaggi che possono essere molto diversi da come uno è, no? Quel famoso, io lo chiamo il gioco di ruolo, la mia definizione preferita, che è quella che uso nei corsi di scrittura, è la triangolazione del patto con il lettore, cioè il momento in cui lo scrittore, il lettore e il personaggio della storia concorrono tutti e tre insieme a entrare dentro la storia nello stesso modo, con le stesse modalità e per certi versi condividendo quella che è la stessa causa, no? Che è poi la causa narrativa, cioè quella di andare avanti nella storia. Quindi il lavoro che io cerco di fare è proprio questo, cioè un forte lavoro sui personaggi, che per me sono sempre il punto di partenza. Io difficilmente parto dal plot quando racconto le mie storie. Il plot è importante, però lo dico sempre, lo dico ogni presentazione, pistola puntata contro la testa, devi scegliere tra il personaggio e la storia. Io scelgo sempre il personaggio, e non è un caso che comunque il personaggio sta risultando vincente in tutte
anche le altre cose che tu hai citato, che per me sono grandi fonti di ispirazione, no? Tipo appunto il cinema, la musica, la fiction televisiva, tantissimo, sono scritture che mi affascinano profondamente. Io sono un grande amante del cinema, collaboro con il dizionario del cinema Morandini anche come recensore, quindi insomma per me davvero il cinema è una fonte di ispirazione, a volte anche addirittura superiore alla letteratura. Quegli inserimenti che faccio, ed è questo che mi ha fatto molto piacere delle parole che hai detto, Patrizia, è che tu sei riuscita a immedesimarti in un personaggio in quasi totale assenza di descrizione, che è un po' quello che io faccio nei miei romanzi. Cioè, i miei romanzi sono poco descrittivi, sono costruiti fondamentalmente quasi come se fossero delle sceneggiature cinematografiche, c'è moltissimo dialogo, ci sono pochissime descrizioni, però ci sono molti inserimenti che servono proprio per creare quel mood emotivo che poi fa entrare il lettore nel personaggio. Cioè, io non ti descrivo il personaggio, non ti descrivo come è fatto il personaggio, credo che forse non ci sia nemmeno una descrizione fisica del personaggio di Lorenzo, no? Quindi tutto puoi davvero immaginare come vuoi, sappiamo che è belloccio, sappiamo che è trendy, sappiamo che comunque frequenta dei posti molto glamour, questo sì, è chiaro che c'è una collocazione comunque anche sociale del personaggio, però tutto il resto è legato agli, appunto, i posti che frequenta, la musica che ascolta, gli interessi che ha parallelamente a quella che è la sua vita di docente di liceo. Per me è importante proprio creare questa, cioè fare questo tipo di lavoro sul personaggio. Cioè, il personaggio deve avere una sorta di mood emotivo, e lì è il grosso lavoro dello scrittore. Io sono uno scrittore bradipo, ci metto veramente tanto a scrivere un libro, ma perché questo lavoro qua è un lavoro enorme da fare. Cioè, ripeto, non si tratta semplicemente di trovare una storia e di metterla in pratica. Poi c'è tutto il lavoro, appunto, la costruzione del personaggio, e terzo elemento non assolutamente secondario ai primi due, quindi a plot e psicologia del personaggio, lo stile, cioè quindi usare poi quelle che sono le parole, quelle che sono anche le costruzioni delle frasi, quelle che sono comunque il modo in cui le cose vengono raccontate, per creare quell'empatia con il protagonista, quell'identificazione con il protagonista che tu sulla quale tu mi hai appena confortato. Quindi davvero motivo di grande gioia quello che hai detto. Mi fa piacere, sono contenta. Proprio è una cosa che mi piace molto. Io entro molto veramente nel romanzo, è mio, cioè diventa mio. Non dico come se l'avessi scritto io, però divento la protagonista. Questa per me è la cosa fondamentale. Cioè, se io non divento la protagonista del romanzo, ecco, per me può essere scritto nel migliore dei modi, però per me ha già perso. Ecco, in questo caso sono bastate poche pagine, vuoi anche per il linguaggio, per tantissime piccolezze, ecco, proprio piccolezze, ma che sono diventate fondamentali. Ecco, mi ha anche sorpreso, se devo essere sincera, non credevo. Mi ha preso sin da subito e mi è piaciuto. Grazie davvero. Tanto, pensa che, allora, sembra qua, allora noi non ci siamo... Devo dire una cosa, allora, non ci siamo assolutamente accordati su nulla, no? Prima di questa presentazione. No, non ci siamo neanche. State facendo le domande e le osservazioni che io avrei voluto che mi faceste, no? Perché davvero sono proprio i temi sui quali io mi ci ritrovo, sui quali mi piace discutere. Questa cosa che tu hai appena detto dell'identificazione con il personaggio, io sorridevo mentre lo dicevi, perché è, credo, forse la quarta volta durante questa presentazione che sento una cosa che fa parte un po' di quella che è anche la mia filosofia di docente, no? Quando parlo di scrittura. Io cito spessissimo, ad esempio, l'esempio di Harry Potter, no? Io credo che la Rowling sia una scrittrice stratosferica, è bravissima, no? Però io, ad esempio, io non mi sono mai identificato, cioè io non mi sono mai sentito un maghetto che frequenta la scuola di Hogwarts. Quindi Harry Potter, tutta la saga di Harry Potter, che è una saga straordinaria, è stata una saga che comunque ha portato anche giovani lettori ad entrare dentro le librerie, creando anche tutta una storia di evento dietro. Quindi io ero profondamente anche affascinato dal marketing, no? Di questo libro, la gente che è fuori dalla libreria a mezzanotte, cioè. Però come tu dicevi, se poi tu non ti senti il personaggio, il libro può essere anche un capolavoro assoluto, ma con te non funziona, no? Quindi io ripeto, mi sono fermato al primo episodio, quindi riconoscendo il magistero dell'autrice, ma poi non ha funzionato quel meccanismo, appunto, di identificazione che tu hai detto giustamente, è quello poi che serve. Perché, e riprendo, mi autocito, quello che ho detto 10 minuti fa, il libro fondamentalmente rimane un bellissimo gioco di ruolo. Quindi, come tutti i giochi di ruolo, noi dobbiamo scegliere un personaggio da interpretare, vivere assieme all'autore, assieme al personaggio, le vicende del libro, e
il gioco meraviglioso è quando noi riusciamo a stabilire questo ruolo e questa complicità con il personaggio, sennò purtroppo rimangono anche libri bellissimi ma che non ci appartengono. Questo poi fa parte anche, se ci pensi, comunque di quelle che sono le scelte, esempio di genere, che no, noi facciamo, no? Non amiamo tutti, ci piace moltissimo la letteratura, però che ne so, io esempio non frequento il fantasy, non mi piace zero, un pochissimo il western, poi è chiaro che magari ogni tanto capita qualcosa che poi ti piace tantissimo, però so che ci sono tutta una tipologia di genere di personaggi con i quali non posso andare, tra virgolette, d'accordo, quindi, e quindi non si crea quella magia che tu dicevi prima. Patrizia sottolineava prima, tra le varie cose che suscitano empatia, no? con le storie che racconti e con i tuoi personaggi, come giustamente sottolineavate voi, Patri, tu hai parlato anche del linguaggio, il linguaggio che usa Alessandro. Ora, volevo aprire e chiudere una piccola parentesi, perché il linguaggio che usi, Ale, non può essere definito colloquiale, perché comunque sia hai una prosa efficace, immediata, colta, e quindi non è immediatamente colloquiale, eppure lo risulta. Allora io qua devo capire assolutamente che alchimia tu sei in grado di trovare, perché allora le tue frasi sono fulminee, rapide, efficaci, hai dei tocchi descrittivi, come hai detto tu, non ti fermi tanto sulla fisicità, però riesci a contestualizzare i personaggi, no? Li cali nell'ambiente, a volte parti dalla descrizione dell'ambiente e al lettore sembra veramente di vedere il personaggio anche se tu stai descrivendo l'ambiente. Insomma, veramente riesci a lavorare tantissimo sui vari livelli, sui sottotesti, e davvero vorrei capire se questo lavoro di scrittura che hai fatto, tu prima hai detto sono uno scrittore bradipo, ci metto tanto a scrivere un libro, io penso sia proprio per la cura che tu metti nella scelta delle parole, sei anche docente di scrittura, veramente il cinema è il tuo pane, quindi tu hai anche comunque un imprinting anche visivo, oltre che proprio strettamente di parola. Come fai a lavorare su tutti questi piani rendendo la tua prosa così snella, efficace, pungente, che arriva nell'immediatezza e quindi, come diceva Patrizia, ci fa facilmente calare nelle tue storie, anche se parlano di contesti che non sono quelli esattamente che viviamo ogni giorno, quindi risulti vicino pur veramente lasciando trasparire quanto lavoro ci sia dietro e nessun artificio, ecco, questo volevo dire, risulti veramente spontaneo eppure c'è del lavoro e lo si percepisce. È il lavoro più faticoso questo, perché io delle volte un po' mi diverto, no, quando, ma ammirando molto, no, gli scrittori che scrivono un libro in un mese, no? E ci sono tantissimi nostri scrittori amici che sono veramente delle macchine, no? Nel senso che riescono a ottenere il risultato che vogliono raggiungere in un lasso di tempo molto breve. Io non ce la faccio proprio per questo motivo, perché c'è tutto il lavoro, è fondamentalmente il lavoro sul linguaggio, proprio quella che è la resa estetica, no? Che deve essere, è vero che deve sembrare molto semplice, quindi è davvero il dialogo cinematografico, no? Per certi versi, il lavoro sul dialogo, ad esempio, è quello che mi costa più fatica, perché deve sembrare appunto naturale, ma nello stesso tempo dietro c'è tutto quel lavoro che non deve farlo sembrare artificiale, no? Io c'è una frase di Picasso che a me piace, io di solito non sono un citazionista, no? Però c'è una frase di Picasso che a me piace molto, e lui dice: io ho imparato, cioè adesso so dipingere come Caravaggio, mi sembra, mi ricordo la citazione comunque di un grande, non mi ricordo se Caravaggio o Michelangelo, adesso devo imparare a disegnare come un bambino, no? Che è un po' il percorso che a me piace fare, cioè allora io devo avere tutti gli strumenti per poter scrivere qualsiasi cosa a qualsiasi livello, perché è chiaro che c'è tutto io ho una formazione da adolescente, ho letto veramente robe che non riuscirei a leggere adesso, a 20 anni avevo letto già tutto Joyce, Kafka, Mann, avevo letto delle robe, cose che adesso cioè autori che adesso probabilmente non riuscirei nemmeno ad affrontare, probabilmente nemmeno a capire, perché poi dopo c'è anche un asciugamento di neuroni. Uso la frase che dice sempre mia mamma per non dire invecchiare, venendo in età, quindi aggiungendo primavere a quello che è il mio curriculum anagrafico. Però davvero, ecco, un po' adesso io sono per l'elogio della semplicità. Ci sono frasi
perdono se c'è qualcuno all'ascolto che ha già assistito alle mie presentazioni, che io cito sempre, però ci sono due frasi, e faccio di nuovo il citazionista, anche se ho appena detto che non amo particolarmente farlo. C'è una frase di Carver che dice che se una cosa puoi dirla in 10 parole, devi usarne 10 e non 15, no? Quindi l'elogio proprio anche della brevità, no? Nel raccontare le cose. E c'è una frase bellissima di Wittgenstein, che comunque è un filosofo anche complesso nelle cose che diceva, ma che lui in realtà cercava di rendere nel modo più semplice possibile, che dice che se una cosa può essere detta con parole, allora può essere detta anche con parole semplici. Quindi la complessità deve essere quella delle cose che metti in campo. Non deve, io oramai, forse in passato magari l'ho fatto, però adesso ho un po' una mia nuova scuola di pensiero proprio anche nel modo di approcciarmi alla scrittura. Sono davvero per l'elogio della semplicità, ma la semplicità apparente, cioè la semplicità di fruizione, no? La semplicità delle cose che devono essere dette nel modo che al lettore non deve costare nessuna fatica a leggermi, ma nello stesso tempo gli si devono attivare molte cose a livello di testa e a livello di cuore. Questo chiaramente è l'obiettivo molto presuntuoso, non sto dicendo, è un obiettivo che io ogni volta cerco di perseguire, non mi sto arrogando il diritto di raggiungerlo, però diciamo che l'idea è proprio davvero un pochino questa, no? Quella di essere, io dico sempre, un cuore semplice in una mente complessa, no? E cercando di portare questa cosa nelle storie che racconto. Io non voglio che il lettore si affatichi nella cosa, però voglio che colga anche tutto il lavoro che c'è dietro. Quindi una scrittura che deve essere fruibile, ma non deve mai sembrare sciatta. Assolutamente, direi che l'obiettivo è senz'altro raggiunto, vero Patrizia? Assolutamente, assolutamente. Intanto io sto continuando a bonificare soldi sul vostro conto corrente per una cosa che dice. Ci siamo stati 10 minuti prima perché ho dovuto segnarmi 2 IBAN, come sapete l'IBAN è piuttosto lungo, se ogni tanto vedete che digito cose perché sto aggiungendo soldi. In questo momento credo Sabrina Sebastiani abbia appena raggiunto i 500 euro in questo momento bonificati questa sera. Patrizia deve essere sui 4,50, ma adesso arriviamo, non ti preoccupare. Adesso arriviamo anche a Patrizia. Perfetto. Ci sono due interventi che la regia Fiorella Carta ha mandato in sovraimpressione. Uno è di Giusy Ranzini, che salutiamo, la mitica Giusy. Ciao Giusy. L'altro è di Felix Pasquale. Entrambi auspicano e chiedono una trasposizione cinematografica del liceo. E chiedono tu che cosa ne penseresti di questa cosa. Tutto il bene possibile o tutto il male possibile? No, io tutto il bene. Sai che detesto gli scrittori che poi attaccano le trasposizioni cinematografiche, e tra l'altro c'è l'esempio più famoso, anche quello super citato, è quello di Stephen King con Shining, no? Stephen King attaccò duramente la riduzione cinematografica di Kubrick, che, detto inter nos, francamente è vero che i libri sono sempre superiori alla trasposizione, quasi sempre superiore alla trasposizione cinematografica. Nel caso di Shining il libro era bellissimo, ma il film di Kubrick era ancora più bello. Ma il buon Stephen King, che è un maestro per me, è proprio uno dei miei guru di scrittura, soprattutto nella prima parte della sua produzione, rinnegò dicendo che Kubrick non aveva capito quello che lui voleva dire, tra l'altro stravolgendo anche il finale. Allora, a me piacerebbe moltissimo vedere una riduzione cinematografica sulle dottrine del male. Tra l'altro c'è anche una prelazione di Lotus, che comunque sia una casa cinematografica molto importante, speriamo che prima o poi se ne faccia qualcosa, e spero naturalmente anche per quanto riguarda il liceo. A me piacerebbe moltissimo vederlo, e mi piacerebbe moltissimo che avesse anche una vita diversa dal libro, perché amando moltissimo la letteratura e amando moltissimo il cinema, sono perfettamente consapevole che si tratta di due linguaggi completamente differenti, che hanno dei tempi completamente differenti. Sul cinema devi lavorare ancora di più sulla di riduzione, cioè comunque devi anche produrre degli effetti diversi, no? nel lettore, cioè, scusate, nello spettatore. Tanto per dire, in un libro dove magari ci può essere molto monologo interiore, come può un libro dove ha un monologo interiore molto forte essere trasposto al cinema, dove la voce fuori campo la puoi utilizzare, ma la puoi utilizzare con grande parsimonia? Quindi a me piacerebbe tantissimo vedere, e non sono libri che credo comunque abbiano davvero un taglio molto cinematografico, perché è un po' la mia modalità di narrazione. Anche se io non li ho mai scritti pensando a farne poi una versione cinematografica, probabilmente perché io li vedo già come dei film nel momento che li scrivo. Però davvero vorrei che, insomma, ve lo chiedo, se dovesse capitare che facessero una trasposizione cinematografica di un mio film e io attaccassi il regista, uccidetemi piantandomi un paletto di frassino nel cuore per non farmi tornare neanche da morto, perché
Davvero, è il diritto di chiunque di, una volta che io ho dato, è come quando io do un libro in mano a un lettore, il lettore di quel libro lì ne può fare quello che vuole, deve pensare quello che vuole, guai allo scrittore che dice al lettore, no, guarda, tu non hai capito, perché il lettore magari dà un'interpretazione diversa a una cosa che tu hai scritto, no? Sono film che noi consegniamo agli altri e gli altri devono fare giustamente l'uso, l'uso che preferiscono. Quindi mi piacerebbe tantissimo vedere un film tratto da un mio libro, perché sarebbe un modo per vedere come quella mia storia, che io ho immaginato in un certo modo, arriva nella testa di un regista, nella testa di uno sceneggiatore, e diventa qualcos'altro. Per me sarebbe, forse sarebbe la gioia più grande, proprio vedere come una cosa da te ideata possa essere poi da altri interpretata. E noi te lo auguriamo, te lo auguriamo, Ale, e lo vogliamo vedere proprio presto anche, speriamo. Andremo insieme al cinema. Assolutamente, assolutamente. Patri, so che hai altre domande qua per il nostro. Assolutamente. Alessandro. In questo momento avete 600 euro a testa sul conto. Tornando un attimo a Padovani, non ti farò la classica domanda se c'è qualcosa di lui in te, perché sarebbe troppo scontato. Ti chiedo se lo vorresti come collega. Allora, io mi sono divertito parecchio a lavorare su questo personaggio, perché forse, allora, è intanto forse il primo personaggio positivo della mia storia di scrittore. Ho fatto contento anche mia mamma con questo libro, che diceva sempre, perché il mio bambino scrive delle storie così brutte, piene di cose cattive, con dei personaggi così negativi, e soprattutto perché i tuoi libri finiscono sempre male, che effettivamente è vero. Questo è un personaggio positivo, comunque, no? Un personaggio che, allora, è vero che si trova in una situazione molto complicata, perché dicevo prima, arriva in questo liceo animato dalle migliori speranze, quindi arriva anche con tutta una serie, una sua moralità, una sua etica, una sua voglia di fare bene, però poi si scontra con un mondo che è completamente diverso da come lui si era immaginato, no? E anche in quella che poi è la gestione di questa situazione che si viene a creare, quindi questo suicidio che poi si scopre essere un omicidio, in bilico tra quello che vorrebbe fare e quella che è, cito Machiavelli, la ragione di Stato, no? Quindi comunque il fatto di non poter comportarsi come si vorrebbe, per tutta una serie di convenienze, per tutta una serie di adesioni, quella che è una sorta di patto che, insomma, all'interno di questo liceo c'è, e non è sicuramente un patto edificante. Quindi un po' una continuazione di quella che era la dottrina del male del libro precedente, no? Quindi posti appunto dove il male cova e cova in modo molto, molto forte. Però devo dire che ho fatto anche un personaggio che per certi versi io lo trovo forse uno dei personaggi più distanti, no? da come sono io, no? Cioè, ad esempio, è molto... intanto molto testardo, poco incline ad ascoltare, cioè, voglio dire, sbaglia tutto quello che può sbagliare poi a un certo punto, no? Quindi prende tutta una serie di strade, e meno male che ci sono, come dico sempre nei miei romanzi, ci sono i personaggi femminili che in qualche modo servono un po' da navigatore, no? Quindi lo rimettono un po' in carreggiata, ma anche a fronte di evidenze, cioè, continua sempre un po' a perseguire in modo molto, allora, uso la parola caparbio, ma in realtà è proprio un testardo terminale, no? per come si comporta, per come si comporta in alcune situazioni, che, voglio dire, ma lì serviva un po' anche perché il lettore si incazzasse, passatemi il termine, con il personaggio, tipo, ma è possibile che a fronte anche della 15ª volta che ti dicono che stai sbagliando e stai seguendo una strada che non è quella giusta, tu ti ostini a voler mandare avanti le cose a tuo modo, senza essere incline al dialogo con quello che ti succede fuori. Quindi in realtà è un personaggio, sì, probabilmente mi piacerebbe averlo come amico, ma o come collega, però io che tendo pochissimo a litigare con le persone, probabilmente con uno così litigherei da mattina a sera, perché è davvero, cioè, mi sembra anche un paio di momenti quasi di ottusità, no? nel come gestisce le cose. Nello stesso tempo, però, mi è piaciuta molto, ad esempio, questa tona grigia che gli ho creato, no? Perché è una persona, dicevo prima, un personaggio sicuramente positivo, però un personaggio che a un certo punto si trova ad avere a che fare con il male, si trova ad avere a che fare con un mondo che non gli piace. Ma nello stesso tempo non è la distinzione fra il bianco e il nero, perché sarebbe troppo semplicistica. Lui cerca in qualche modo di adattare quella che è la sua etica, la sua moralità,
a un mondo nel quale lui però fondamentalmente appartiene, perché lui appartiene a questa elite, lui appartiene a libro a un'ambientazione milanese, appartiene alla Milano importante, viene da una famiglia benestante, quindi e mi è piaciuto molto lavorare su questa cosa del personaggio, cioè un personaggio che cerca di fare del suo meglio, delle volte anche con qualche compromesso, però sempre mantenendo una sua grande idea di quella che dovrebbe essere un concetto di vita giusta. Hai citato Milano, Ale. Tu non sei milanese. Oramai di adozione, perché gli ultimi tre di libri... Di adozione. Io ti volevo chiedere, che cosa rappresenta per te Milano? Allora, Milano è una città a cui io voglio molto molto bene. Ed è una città appunto che ho scelto per l'ambientazione sia delle siamesi che del liceo. In realtà nella Giornata del Mare la città non è citata. È una città che però, se non è Milano... ci assomiglia parecchio, no? Perché comunque una città è una città che si presta molto a questo tipo di storia, no? Perché appunto c'è un po' tanto l'idea distopica che sta dietro comunque alle storie, e sono tutte storie che avevano bisogno di un'ambientazione che non poteva essere quella della mia Bologna, per esempio, che è una città che io chiaramente adoro spaventosamente, come tutti gli scrittori bolognesi, come tutti i bolognesi, perché è una città per me fantastica, cioè tra l'altro una città che ha ancora anche delle dimensioni molto vintage, ma nello stesso tempo che dialogano poi anche con tutto quello che invece è il nuovo che avanza. Quindi Bologna è una città a cui io voglio molto bene, ma non è adatta a un certo tipo di storia, perché mi serviva una città molto cosmopolita, mi serviva una città appunto di terziario avanzato, mi serviva una città dove tutto fosse ancora più glamuroso, e quindi Milano, forse anche utilizzando un pochino uno stereotipo, un paradigma, però è sicuramente la città più internazionale che abbiamo in Italia, quindi è la città che meglio si prestava a questa storia. Poi è una città che fondamentalmente io amo davvero davvero tanto, una città insomma fatta ha un sacco di stimoli, ha un sacco di cose, di suggestioni, ha le cucine più internazionali, cioè è davvero era la città perfetta per farci abitare Lorenzo. La pensi così anche tu, Patri? Milano è la città perfetta per ambientare il liceo. Tra l'altro io abito vicino a Milano, posso dire solo di sì. Sei di parte, però è oggettivamente vero, è oggettivamente vero. Motivo in più per dir di sì. È perfetta, direi perfetta. Assolutamente. Vedo che sta, no, c'era, dicevo, magari entra Fiorella, voleva dire infatti, qualcosa. Invece siamo ancora noi. È timida Fiorella. Ha provato a entrare, ma poi non se l'è sentita. Voleva dire qualcosa su Milano, probabilmente. No, l'ambientazione è sicuramente adatta e sicuramente suggestiva. Tra l'altro, una Milano che restituisci in maniera proprio vivida, come si diceva prima, Ale, hai un modo di descrivere i luoghi che ti trasporta nei luoghi. Patrizia è di parte oltre che di zona, e quindi lo potrà dire a maggior ragione ancora più di me, però l'aria la respiri, eh? È vero Patrizia, si respira proprio l'aria milanese. Assolutamente, i locali, ma anche proprio il discorso della Milano bene, si vive benissimo, cioè proprio lo senti sulla pelle che quella è Milano, assolutamente, assolutamente. Io avevo bisogno di una città così, allora è vero che Bologna sta cambiando molto, no? Cioè nel senso che Bologna davvero è ancora un mix tra, allora se uno va nella zona universitaria di Bologna, piazza via Zamboni, che, piazza Verdi, che sono diciamo quelle proprio che è l'epicentro della movida universitaria, Bologna sembra il 1977, no? Probabilmente ci sono gli stessi pancabestia con gli stessi cani con i dreadlocks, no? Che c'erano, io tutte le volte dico, a me è proprio gente che mi sembra di aver visto quando facevo le superiori quasi ormai 40 anni fa, quindi ha davvero delle cose per cui è rimasta ancora quella città che un po' nell'immaginario è come la gente vede Bologna, però in realtà è una città che sta cambiando molto, tanto che sta diventando una città molto turistica. Leggevo qualche settimana fa, Bologna ha superato Napoli come flusso turistico, quindi il weekend di Pasqua avevamo la città invasa da stranieri, cioè oramai a parte le quattro inarrivabili, quindi chiaramente Roma, Venezia, Firenze, Milano, Bologna oramai è la quinta città per flusso turistico, quindi è diventata una città anche
che vive sempre, no? Quindi appunto si è milanesizzata da questo punto di vista. I ristoranti aprono alle 11 del mattino e chiudono alle 3 di notte, non fanno più nessuna pausa, cioè la città è sempre aperta, no? Quindi è stata una città che sta cambiando molto, cioè, però è sempre rimasto un po' in equilibrio con quella che era la Bologna città universitaria, una città che su 400.000 abitanti e ne ha 100.000 che sono studenti universitari, quindi è una città fatta veramente di movida universitaria H24, no? È una città però che, ripeto, non aveva quelle caratteristiche giuste, secondo me, per raccontare questa storia. Quindi per quello che appunto la scelta su Milano è stata quasi una scelta obbligata. Poi mi sto veramente divertendo molto in questa ambientazione milanese. Il prossimo romanzo però, premetto già, sarà ambientato a Bologna, ma di questo poi ne parleremo. Guarda che c'è Giusy Ranzini che dice Milano è unica, ma anche Pavia non scherza. Quindi c'è un suggerimento trasversale per una tua ambientazione. Città bellissima, tra l'altro, Pavia, città bellissima. La tentacolare Pavia si poteva prestare, poteva fare. Io sono anche profondamente affascinato. Io amo molto le città grandi, perché amo molte città grandi, ma nello stesso tempo adoro le città piccole. È proprio un muoversi tra dimensioni diverse. Cioè, a volte ho bisogno di una città che sia bulimica e frenetica, no? Quindi la scelta appunto della città grande. Bologna non è una città grande, ma è una città molto comunque frenetica, perché appunto è una città che non si ferma mai, cioè mezzanotte è ancora una città invasa dalle persone qualsiasi giorno della settimana. Ogni tanto invece poi ho il bisogno invece delle città piccole, no? Per cui mi faccio i weekend, mi vado a fare il weekend a Bergamo, mi faccio il weekend nelle città dell'Umbria, queste cose qua, perché davvero subisco il e Pavia è meravigliosa, quindi sì, molto assolutamente bello. Sì. Potresti pensare ad una storia pavese, Ale. Beh, guarda, poi tra l'altro, allora io ho fatto un paio d'anni fa, feci un incontro con Garofano, l'ex comandante dei RIS di Parma, personaggio televisivo, quello che ha seguito i casi comunque tipo di Garlasco, Cogni, eccetera, quelli che sono stati i casi di cronaca più importanti degli ultimi 20 anni. E se andiamo a vedere, effettivamente, cioè le storie più aberranti, i fatti di cronaca più aberranti sono nella provincia. Sono in città e paesi insignificanti, cioè in paesi davvero, ma non i Pavia, appunto, i Regnano, i Garlasco, cioè paesi davvero di poche anime, perché il vero disagio, poi se ci pensa, ritorniamo a citare Stephen King, cioè Stephen King, il Maine negli Stati Uniti è il Molise, non me ne vogliono gli amici del Molise, che è una regione peraltro che io adoro, però il Maine è una delle regioni più insignificanti dal punto di vista del Chi ha mai pensato al Maine, no? Uno immagina l'ambientazione di New York, comunque grandi città, no? La California, Los Angeles, San Francisco, eccetera, no? Nessuno avrebbe mai pensato al Maine. Quindi lui ha preso una regione davvero piccola che rappresentava un certo tipo di provincia, addirittura ci ha inventato anche dei paesi, perché sappiamo che nella geografia dei libri di King ci sono dei paesi che sono completamente inventati, ma anche esistono, tipo Castle Rock, Derry, eccetera, e ci ha costruito un'epica, no? Quindi l'ha fatta veramente diventare un territorio. Però davvero, se noi guardiamo i fatti di cronaca, e questa cosa Garofano lo dice sempre nei suoi incontri, nei suoi seminari. E tra l'altro c'è un'altra cosa, che lui fa sempre una domanda molto provocatoria alla fine di ogni presentazione, e dice: ma secondo voi ci sono più casi di, cioè ci sono più omicidi adesso o ce n'erano più tipo 40 anni fa? E tutti dicono di più adesso. In realtà ce ne sono meno della metà, semplicemente che c'è una visibilità mediatica molto più forte. La provincia spesso magari covava il suo disagio, il suo male, e le notizie non arrivavano alla cronaca. Questa cosa vale anche per gli episodi di violenza sulle donne, no? Cioè, noi abbiamo una percezione molto più alta adesso, perché grazie a Dio hanno cominciato a questi casi vengono denunciati, balzano gli onori della cronaca e vengono portati sui quotidiani, mentre magari 40 anni fa rimaneva tutto sommerso. Però ecco, è nella provincia che cova il vero male. Quindi mi sa che una robina sulla provincia prima o poi arriva. Prima o poi arriva. Ale, hai assolutamente ragione. E non solo questo, anche alcuni dei temi che tu hai trattato nei tuoi romanzi, ad esempio citava prima Patrizia all'inizio il tema del bullismo, che comunque in un certo qual modo ricorre e torna anche forte nel liceo. Adesso si è molto sensibili, io penso che sia sempre stata una piaga sociale, no? Solo che come per il femminicidio, come per determinati delitti ai quali riferiva Garofano, il fatto adesso di avere più strumenti mediatici, più ripercussione, si viene veramente più a contatto con questi elementi, ci sembrano più pervasivi, in realtà abbiamo sempre dovuto fare i conti con queste cose, però trovo che avere la possibilità di raccontarli, di parlarne, di descrivere,
sia comunque, se non purtroppo risolutivo, perché sono piaghe che, voglio dire, purtroppo ci si trova a dover fronteggiare ogni giorno, però sia decisamente importante. Quindi ti ringrazio anche per voler insinuare nei tuoi romanzi gialli di fruizione, di tanto divertimento, anche tematiche così importanti, perché comunque sia far sentire sempre la voce, quindi far sentire l'eco su queste cose è importante. Farlo in maniera saperlo fare in maniera, voglio dire, è leggera, però arriva ancora più direttamente al cuore e rimane. Certo. Giusto, Patri? Giusto. E rispetto a quello che hai detto, ti volevo chiedere, mi è rimasto molto impresso, volevo leggerlo, ma non è il caso. Rispetto a quel tema assegnato, no? Sul pensiero, che parole? L'ho riletto non so quante volte, ma forse una decina, forse di più. Ma da dove ti sono uscite? Perché stiamo parlando, ecco, del disagio adolescenziale, ecco, per far capire anche agli altri e a chi non ha letto il libro. Sì, c'è un tema dove appunto una studentessa, ecco, mette un pochino in piatta se stesso attraverso, ecco, una serie di riflessioni. Beh, allora, io sono profondamente affascinato al pianeta adolescenza. Molto affascinato, e tra l'altro riprendo anche una cosa che diceva prima Sabrina, anzi scusa se ti ho interrotto, ma ero semplicemente attratto perché pensavo avessi finito di parlare, invece giustamente avevi ancora una coda di parole da dire. E credo davvero che il noir possa essere un bellissimo contenitore per poi parlare d'altro, no? Quindi possa essere appunto utilizzato come veicolo per poi affrontare alcuni temi, tipo il bullismo o comunque quello che è il disagio adolescenziale, che è quello appunto che informa queste cose, questo scritto di questa studentessa con la quale Lorenzo si trova poi dover interagire anche a livello, insomma, emotivo. A me piace molto pianeta adolescenza perché è un'età che tutti noi ricordiamo mitizzandola, quindi una sorta di età dell'oro, no? Cioè, che bella l'adolescenza. In realtà è l'età più complicata che esista, credo, che un'età in cui allora non ti viene ancora riconosciuto lo status di adulto, perché nessuno ti riconosce come un adulto, ma nello stesso tempo smettono di farti tutti gli sconti di quando eri bambino, no? E tra l'altro vieni identificato come essere pensante semplicemente dei tuoi coetanei, no? Quindi allora chiaramente tu non interagisci più con quelli che sono più piccoli di te, però allo stesso punto gli adulti, pur essendo già comunque l'adolescenza, insomma, l'adolescenza è un'età anche abbastanza vasta, no? Cioè si va dai 12 fino ai 18, e adesso si parla anche di post-adolescente, ormai ci sono anche adolescenti di 50 anni, volendo ragionare in termini di capacità neuronali. Però davvero è un'età molto complicata e profondamente affascinante, che a me continua a piacere moltissimo. Quindi io continuo a parlare molto con gli adolescenti. E quindi il fatto comunque di cercare di capire anche come si può essere adolescenti nel 2022, che sono adolescenze molto diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto noi, io nel Medioevo, voi qualche grazie a Dio qualche secolo dopo di me, grazie a Dio per voi naturalmente, però è vero che, sai cosa, c'è già anche un po' di peccati di presunzione, secondo me, da parte di noi adulti adesso nei confronti degli adolescenti, perché ci sentiamo fondamentalmente più simili a loro di quanto possono essere stati i nostri genitori nei nostri confronti, semplicemente perché fondamentalmente facciamo le stesse cose, no? Cioè, un mio collega mi ha detto qualche settimana fa, è andato al Pineta Milano Marittima, che è la discoteca, per chi conosce la Riviera, è la discoteca di tendenza di Milano Marittima, e dentro c'era sua figlia. Quindi ormai frequentiamo gli stessi posti, no? Cioè, gli adolescenti chiedono a noi il posto dove andare a prendere l'aperitivo, ci si trova in locali in cui ci siamo noi cinquantenni con gente di 20, e per questo pensiamo comunque di avere capito perfettamente quelle che sono i loro codici e quello che possono essere delle modalità per relazionarsi con loro. Non è affatto così. Cioè, gli adolescenti continuano ad essere un pianeta per noi assolutamente sconosciuto, che dobbiamo cercare di interpretare e dobbiamo cercare poi anche con il quale interagire, trovare quindi delle modalità di interazione. Quindi c'è un profondo fascino, e quella lettera lì nasceva proprio come fosse una sorta di dichiarazione, è una sorta di dichiarazione di disagio fortissimo che viene da questa studentessa che riconosce in Lorenzo una sorta di possibile interlocutore per mettere in piazza una situazione di grande sofferenza
emotiva, relazionale che lei ha all'interno della classe, quindi una sorta di primo grido d'aiuto che poi avrà tutta una serie di conseguenze. Quindi non lo so, è venuta fuori, non lo so, ho cercato di entrare chiaramente nei panni di un adolescente che è in un pianeta dove tutto deve essere perfetto, perché il liceo Modigliani è un pianeta che vorrebbero fosse perfetto, ma sappiamo non esserlo. E in tutto questo lancia un grido d'aiuto a una persona che gli sembra possa essere in grado di raccoglierlo. Quindi ho cercato di fare quel lavoro di identificazione appunto con il protagonista. Mi fa strapiacere che ti sia piaciuto, perché era una cosa a cui tenevo molto, quella pagina lì, una pagina che anch'io amo tantissimo. Complimenti. Molto toccante. Molto bella. Quante volte l'hai letto, Patri? 5 volte. Di più, 10. 10. Reale, una bellissima cosa, questa. Grazie. Sì, infatti, in questo momento ti ha superato, abbiamo 850 sul bonifico della Patrizia, 740 Sabrina in questo momento. Però... No, la Patrizia l'ha letto una volta sola. No, assolutamente, guarda, devolvo anche la mia parte, perché davvero Patrizia Argenziano ha fatto una lettura del tuo romanzo fantastica. Ci siamo parlate un attimo ieri senza concordare alcuna domanda, anche perché appunto cadeva la linea ogni momento con Patrizia, però mi ha fatto tantissimo piacere, perché la cosa che è riuscita a dirmi è: questo romanzo mi ha veramente conquistato, l'ho letto in pochissimo tempo, ho un sacco di suggestioni per Alessandro. Grazie, questa è una cosa bellissima, vero Patrizia? È bellissima per Patrizia, in quanto in questo momento ruolo di intervistatrice e anche però di lettrice, e te di autore. Certo. No? Penso che veramente quando si trovano due situazioni così è il successo di un romanzo. Quello che tu dici, quando io lo scrivo, lo finisco, poi lo consegno al lettore. Il lettore lo fa proprio, ne dà una lettura altra. No? Quindi io... Stare ad ascoltarvi, scambiare così queste opinioni è davvero toccante, la parte che citava sul tema Patrizia, per come l'ha resa, penso abbia fatto venire veramente i brividi anche a chi ancora non l'ha letto, no? Anche allo scrittore. Ma sapevo che sarebbe stato un salotto delizioso e così è stato. Devo dire davvero anche... Allora, prima dicevo sono un esserino sensibile, in realtà sono una scorza che... Però, sulle cose importanti non piango mai, no? Poi però sono uno che esempio al cinema capace di versare lacrime per ogni cosa. Io quando... Allora, per dare una misura di quello che è Berselli, sto facendo outing su una cosa molto privata, io guardo American Psycho e non faccio una piega. Io e Marley, quando muore il cane, Berselli piangeva con i bambini che mi segnavano a dito al cinema e dicevano alla mamma: mamma, mamma, perché quel signore adulto sta piangendo? La mamma dice: perché è morto il cane? I bambini dicono: beh, è morto il cane, cioè, è un film, cioè, mica è morto davvero, no? Però quindi in realtà, oltre alla bellezza di questo salotto che avete imbastito davvero, e vi ringrazio tantissimo, è proprio che siete riusciti a cogliere, questo è merce rara comunque quando si fanno degli incontri, senza che avessimo appunto coordinato nulla, tutti quelli che sono i temi per me importanti, e insomma un paio di volte anche appunto gratificandomi su alcune cose che erano proprio quelle che io volevo che arrivassero al lettore, no? Quindi non soltanto chi mi dice mi è piaciuta la storia, mi sono identificato con il personaggio, è bello lo stile, eccetera, ma proprio cogliere quelle cose che tu mentre scrivi le metti un pochino tra le righe, no? Quindi non le espliciti in modo evidente, però che quando vengono colte dall'altra parte, poi davvero per lo scrittore è un motivo di grande infinita gioia, perché proprio essendo le cose subdole che tu metti all'interno della tua narrazione, delle tue storie, quando trovi qualcuno in grado di coglierle e anche poi di rendermele, di farmele ritornare con tutta la sensibilità del caso, è davvero un motivo di felicità assoluta. Quindi grazie ragazze, grazie davvero. Guarda, assolutamente reciproco, perché credo di poter parlare appunto anche a nome di Patrizia. È così per un autore, ma è così anche per un lettore, quando ci si imbatte in un romanzo che veramente riesce a toccare così tante corde, col quale si entra così in empatia, è una gioia anche per il lettore, no? Perché spesso può capitare che questo fenomeno non accada,
che un libro, come hai detto tu citando poc'anzi la Rowling, abbia comunque un successo planetario, stellare, se ne riconosca veramente il magistero dell'autrice, però come hai detto tu rimane una lettura un po' distaccata, mentre credo anch'io, come appunto come Patrizia e come te, che quando un romanzo ti entra sotto pelle ha centrato veramente tutti gli obiettivi, no? E quindi... Beh, è un atto d'amore, se ci pensi, Sabrina, è un atto d'amore, no? Ci sono persone bellissime esteticamente e dal carattere meraviglioso e super affascinanti, delle quali non ci innamoriamo, quindi e non per colpa loro, cioè non, loro hanno fatto tutto quello che potevano fare, no? Sono belle, esatto, da vedere, hanno un cervello che funziona in maniera sopraffina, magari sono anche persone buone caratterialmente, passami la banalità del termine, però delle quali noi non ci innamoriamo, quindi non è colpa di nessuno. Però appunto quando invece queste cose, le armonie si creano, quindi gli atti d'amore nei confronti delle persone, dell'arte, quindi comunque di quello che può essere l'arte o anche semplicemente l'intrattenimento, perché poi fondamentalmente i miei sono libri di intrattenimento, quando questa cosa funziona, quando questa magia si viene a creare, per me come lettore è davvero la cosa più bella che può succedere. Cioè quando mi trovo che riesco a entrare in un libro, dentro quel libro lì ci sto da Dio. E quasi il rammarico, naturalmente, quando il libro finisce, devi in qualche modo distaccare. Assolutamente, è proprio così. Il vuoto che si genera e poi anche la difficoltà nel ripartire con un nuovo libro, no? Vero. Soprattutto se il libro nuovo non è all'altezza del libro precedente, cosa che capita spessissimo, no? Che allora rimane il libro dopo. Vorresti dare una continuità a questa bellissima roba che si è venuta a creare e poi magari invece trovi anche il libro, magari anche il libro discreto, però quello a medio cabotaggio, no? Cioè dici, vabbè, il libro, esatto, sì, lo leggo, però quell'altro mi aveva evocato mondi, questo rimane un po' così. È sempre un problema. È vero, è decisamente un problema. E quando capita, appunto, è bellissimo perché ne vieni da una lettura entusiasmante, però poi si genera la corsa a voler, diciamo, non interrompere l'emozione, come diceva un famoso spot, e quindi diventa più problematico. Io vedo che siamo quasi a un'ora di diretta e generalmente quando scatta l'ora... Il tempo vola, regia, quando ci si diverte. La regia ci fa chiudere, anche se penso di, appunto, di poterlo dire anche a nome di Patrizia e di chi ci sta ascoltando. Non so di Alessandro, che magari lo stiamo sequestrando, però noi andremo avanti ancora. Ecco Ale, ti terremo ancora qua. Un sequestro piacevolissimo, nessuno pagherà mai il riscatto, non ti preoccupare. Mi hai appena bonificato, se ora devo pagare il riscatto. È la sindrome di Stoccolma, il rapporto di amore che si instaura tra il sequestrato e i suoi carcerieri. Quindi... Esatto. Io volevo chiedere a Patrizia se aveva ancora una domanda prima di salutare Alessandro. Io una domandina ce l'avrei. Vai. Allora, abbiamo parlato poco di scuola. Allora, scuola molto discussa sempre, ieri, oggi, e sarà discussa anche in futuro. Allora, aspetti negativi e positivi, anche in questo romanzo naturalmente. Qui ci sono anche degli aspetti positivi però, no? Questi due professori secondo me rappresentano comunque l'aspetto positivo della scuola, no? Tiriamolo fuori perlomeno, giusto? Ma guarda, io con le scuole ci lavoro, perché il mio lavoro principale, io mi occupo di, seguo la parte commerciale, quindi non la parte editoriale, ma mi occupo di teoria scolastica, quindi io lavoro con le scuole e quindi conosco bene anche il materiale umano della classe docenti, eccetera, di cui ho una stima infinita. Perché è chiaro che ci sono, cioè, le scuole sono dei microcosmi, no? Se tu pensi che mediamente un liceo di una città come può essere Milano, come può essere anche Bologna, mediamente ha dei corpi docenti che sono formati da 150-160 insegnanti, è chiaro che inevitabilmente, anche se applichiamo un calcolo puramente statistico, su 160 insegnanti ci può essere una quota di insegnanti che forse non è a bolla con quella che dovrebbe essere la sua missione, no? Che non è soltanto una missione educativa, non è soltanto una missione formativa, ma anche una missione educativa. Quindi io ho una stima enorme della scuola e credo tra l'altro che la scuola abbia, più proprio la scuola sul campo, cioè quindi il lavoro che fanno sul campo gli insegnanti, che lavorano dati in condizioni
vabbè, parte economicamente, insomma, poi anche, ma anche a livello sociale in Italia non vengono trattati benissimo, cioè nell'immaginario non è proprio che la figura dell'insegnante, anche più delle volte viene visto come una sorta di nemico nei confronti dei figli, che poi magari vengono paraculati in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Quindi io in realtà della scuola ho una grandissima stima, e tra l'altro credo che abbia dato anche il meglio in questi due anni, quasi tre anni di pandemia, dove davvero si sono trovati a reinventarsi delle modalità di interagire quando nessuno ci avrebbe scommesso una lira, perché comunque la scuola non era tecnologica, la scuola non aveva comunque tutta una serie di strumenti. Quindi a me in realtà la scuola piace molto. In questo liceo qua ho voluto mettere una scuola, chiaramente che è una scuola, una forzatura, quindi una scuola che doveva essere una scuola aberrante, no, per certi versi, una scuola appunto che punta al massimo, quindi all'elite dell'utenza, ma poi dove in realtà una scuola dove tutte le cose vanno molto, molto velocemente in cortocircuito. Quindi non è un libro contro la scuola, questa è una cosa, ti ringrazio per questa ultima domanda perché mi permette anche di chiarire alcune cose. E io dico sempre che i libri non sono mai degli spaccati, sono delle storie singole, no? Perché sennò uno pensa che tu fai un libro, non so, tipo come Le Siamesi, che era un libro dove c'erano due post-adolescenti, un gruppo di post-adolescenti assolutamente fuori di testa, una sorta di sabato sera di delirio, di follia, e uno pensa, è un romanzo contro l'adolescente, no? Le dottrine del male è un romanzo contro la politica, il liceo è un romanzo contro la scuola. No, sono situazioni che vengono prese. E devono essere valutate in quanto tale, no? Noi scrittori non dobbiamo fare della sociologia, non dobbiamo mettersi lì a puntare il dito contro delle cose. Raccontiamo una storia e scegliamo. E poi è chiaro che, essendo letteratura nera, è chiaro che le situazioni che raccontiamo sono sempre all'interno di dove c'è del male che come, dove c'è del disagio forte, perché sennò il plot nero non verrebbe fuori. Grazie. Bellissima domanda, Patrizio, davvero. Sì, bella, bella, bellissima domanda e bellissima risposta di Ale. Grazie. Io sono stata davvero tanto felice di essere in vostra compagnia. Anch'io. Stasera. Anch'io. E ci devi promettere che alla prossima stagione, quindi con il tuo nuovo romanzo, che, del quale hai già un'idea, vero? Anche, non so, hai già iniziato la scrittura, Ale? Ho già iniziato la scrittura, sono molto avanti, a dire il vero. È benissimo. Perché sì, no, di solito ho iniziato a scrivere perché di solito io non scrivo mai quando sono in promozione con il libro precedente, mi prendo sempre un po' di tempo, invece questa volta ho avuto allora non posso entrare nei dettagli, però diciamo che Maurizio Giovanni mi ha lanciato una sfida che io ho accolto, poi ne parleremo, e quindi ci sto già lavorando da 8 mesi, quindi ormai insomma continuo un po' con la linea in realtà del liceo per quanto riguarda comunque una sorta di giallo dove c'è comunque qualcosa da scoprire, quindi comunque una situazione diversa, però con delle caratteristiche molto diverse per quanto riguarda i personaggi, eccetera. Non vi anticipo nulla adesso, ve lo tengo come chicca per quando ci risentiremo la prossima volta, però ci sto lavorando tanto. Credo in un paio di mesi di finire quella che è la prima stesura, quindi insomma arriverò come al solito i miei soliti 9 mesi per la prima stesura, dopodiché inizierà tutto il lavoro prima di auto-editing, che è quello che faccio con me stesso, e poi dopo tutto quello che verrà poi concertato con gli editor, che sono persone di quale io ho la massima stima, perché ogni mio libro, dagli editing severi che vengono fatti, e in Elio devo dire che ci sono veramente degli editor eccezionali, i libri ne sono sempre migliorati, perché gli scrittori non riescono sempre a vedere tutto quello che dovrebbero vedere dei loro romanzi, quindi bene che ci siano delle altre persone con cui dialogare. No, però ci sto lavorando molto, devo dire, mi sto divertendo tanto, è un libro sicuramente più mainstream rispetto ad altre cose che ho fatto, ma con tutte le caratteristiche berselliane, quindi per me era proprio un'ennesima sfida con dei personaggi che potrebbero forse anche avere delle caratteristiche seriali, ma di questo vedremo, perché io non sono un amante della serialità, però devo dire che forse per la prima volta ho trovato dei protagonisti che potrebbero avere queste caratteristiche, quindi vedremo. Intanto finiamo. Bella novità. Bellissima, siamo curiosissime adesso, Ale. Sei, guarda, sei già scritturato per il prossimo ciclo di dirette, appena esce questo tuo nuovo romanzo, Ale. Vostro umile servetto sempre. Ti ringraziamo tantissimo, ringrazio Patrizia Argenziano che è veramente meravigliosa, una compagna di Thriller Nord, di recensione di letture eccezionale, con la quale sono stata benissimo stasera, e grazie tantissimo Alessandro. Grazie a voi, grazie per chi ci ha seguito, grazie a tutti davvero, vi voglio molto bene. Grazie. Una buona serata, a presto. Grazie. Ciao.